Eni, insieme abbiamo un'altra energia. Un museo nato il 1 dicembre del 2018 che vuole trasformarsi in un grande laboratorio del contemporaneo, in grado di aprirsi sempre di più verso il territorio, verso i giovani e i bambini, senza dimenticare le fasce più fragili. Un luogo sostenibile che ambisce ad essere una casa aperta per tutti, in cui sperimentare il futuro attraverso il presente. È il volto nuovo dell'M9, il Museo del Novecento di Mestre, il primo in Italia dedicato alla storia materiale del nostro Novecento, che si rilancia con una programmazione ricca e variegata, ideata per i prossimi anni. Un'offerta che punterà sulla mostra permanente, sempre più orientata verso la fruizione dei giovani e su alcune esposizioni satellite. E così, il prossimo anno, sarà allestita al terzo piano del museo una mostra che celebrerà lo studio Sauerbruch e Hutton, che ha progettato il complesso di Mestre. Le altre due esposizioni del prossimo anno saranno realizzate da aprile fino all'estate la prima e dall'estate a Natale la seconda. Nella mostra di aprile sarà raccontata la storia di 30 alberi monumentali italiani, mentre l'esposizione dell'autunno si chiamerà Difenditi. Il nuovo M9 punterà sempre di più alla sostenibilità, dando vita ad una grande trasformazione energetica. L'obiettivo è quello di rendere M9 il primo museo a impatto zero in Italia. Il latino è assolutamente una lingua viva e vitale in tutto il mondo. Basti pensare che il motto degli Stati Uniti è in latino, e pluribus unum, da tanti uno. Il motto della stessa Unione Europea è in latino, in varietate concordia, nella varietà la concordia. Così come il motto di molte università prestigiose negli Stati Uniti. Ne citiamo una, l'MIT di Boston, mens et manus, quindi mente e mano, che riflette gli ideali dei fondatori incentrati su una formazione orientata a scopi pratici. Oppure citiamo Harvard, dove l'orazione di apertura dell'anno accademico è in latino. Nei Balcani il vino più famoso è il vino rosso prodotto in Montenegro, Vranac Procorde, dove Procorde è latino e significa per il cuore, ad indicare le proprietà benefiche del vino rosso sul sistema cardiocircolatorio. Oppure, per qualcosa di più entusiasmante, andiamo fino a Hollywood, dove i tatuaggi delle più grandi star del cinema sono in latino, ad esempio Brad Pitt con Invictus o Angelina Jolie con Quod me nutrit, nutrit me destruit. Il successo di questa iniziativa editoriale, a mio avviso, dipende da tre fattori. Il primo, l'universalità della lingua latina nel mondo. Il fatto che il libro sia interamente in latino non richiede traduzioni in altre lingue e quindi è un prodotto che è possibile distribuire così com'è in tutti i paesi. Il secondo fattore di successo è le moderne tecnologie digitali, in particolare Amazon, che permette di distribuire in tutto il mondo con un unico account. Il terzo fattore è l'aver costruito negli anni una comunità di persone interessate ai cruciverba in latino tramite sempre i social network, quindi gruppi di latinisti su Facebook, presentazioni nei licei e così via. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.